Il superamento del turno, a mio avviso, è superfluo. Sì. Non puntiamo sulla coppa se non per fare minutaggio con qualcuno che ha giocato di meno. Purtroppo oggi non è stato neanche possibile, era la prima uscita, quindi volevamo un pochettino provare la squadra per come si intende negli 11. Sì. Perlomeno avevamo delle defezioni anche dell'ultima ora, quindi diciamo abbiamo fatto entrare qualcuno anche per necessità, però molte difficoltà nella scelta in questo senso oggi. C'è da rimarcare però il discorso, mi riallaccio a quello che ha detto il Presidente, si è vista comunque un'unità di intenti nel perseguire il risultato fino alla fine, e rendendo facili anche le cose difficili, parlo delle parate o della caparbietà dei difensori ad andare a recuperare dei palloni. In questo senso sono contentissimo, perché era soprattutto questo quello che avevo chiesto ai ragazzi, il giocare da squadra. Oggi sono, lo dico seriamente, stracontento, perché avevo dei dubbi, oggi perlomeno sono stati fugati. È logico che si può migliorare tantissimo, non tanto, si può migliorare tantissimo, ma questo solo con il lavoro. Se si crea l'entusiasmo, si crea l'amalgama, il gioco sono convinto che arriva e arriverà. Poi ci sono partite dove puoi giocarla più facilmente, partite dove puoi far male anche non giocando la palla. Mister, oggi avete messo delle radici importanti, soprattutto guardando quello che può essere lo sviluppo della stagione, perché lo dicevamo anche prima con il direttore, non è stata una bella partita sotto l'espressione tecnica di gioco, però la vostra capacità di, come diceva prima, di essere squadra, di essere coesi anche nelle malizie che ci vogliono per vincere comunque delle partite contro squadre importanti, siete stati quasi perfetti. No, io penso che queste cose facciano parte comunque del calcio. Siano una parte integrante, anzi non fanno parte, sono una parte integrante. La determinazione, la cattiveria agonistica, parlo di cattiveria agonistica, per chi dovesse leggere domani i giornali dovrebbe vedere sicuramente che il Vado ha preso 6 ammonizioni e un'espulsione, quindi sono stati cattivi di turno. Non è così, perché abbiamo subito anche noi tanti falli, però non sanzionati neanche con il calcio di punizione. Quindi da questo punto di vista storce un pochettino il naso la situazione. Vedere un tempo di recupero, ha dato 9 minuti, ne abbiamo giocati 14, quindi un pochettino c'è qualcosa che non è andata benissimo. Però ti ripeto, io mi tengo stretta alla vittoria, mi tengo stretta soprattutto alla prestazione. Quando parlo di una prestazione di squadra. Oggi sono contentissimo, l'avevo chiesto e ho avuto una grossissima risposta. Inizialmente avete fatto forse un pochino di fatica sul loro giro palla. No, non abbiamo fatto. No, infatti quello che era vostra intenzione aspettare così bassi. Se tu vai a analizzare la partita, noi su seconda palla spesso siamo andati in porta. Su seconda palla siamo andati spesso in porta. Primo tempo loro hanno avuto la prima occasione, una grande parata di Fresia, dopodiché non hanno avuto parate e hanno avuto altre occasioni nostre, se vai a notare. Sia quella con Codutti che altri si sono verificati. Lo stesso anche il secondo tempo, se avessimo chiuso meglio qualche palla sarebbe stato diverso. Però il secondo tempo ti ho detto fa meno testo da quando siamo rimasti in 10, e ti ho detto anche la precarietà di qualche giocatore. Donaggio oggi ha fatto per la prima volta oltre 60 minuti, altri giocatori, tipo Capone, è stato recuperato all'ultimo e viene da 2 giorni un affaticamento, oggi è ritornato, però ti ho detto la testa oggi l'ha fatta da padrone, la testa è la volontà, quindi io parto da questo. Ma lo dà un aggettivo sul doppio giallo di Donaggio nei 2 episodi? Lo Bosco. No, io meglio non darlo, perché ho detto è stato un senso unico, perché ironicamente l'ho anche detto all'altro, ma portato cartellini per una squadra e cartellini per l'altra, le ha dimenticate, perché sono stati dei falli sia sullo Bosco sia sul Donaggio, da dietro a forbice, neanche sanzionati, non ammoniti, neanche sanzionati. Quindi da questo punto di vista penso che abbia fatto un po' innervosire anche la partita, perché l'ha persa di mano. Senti una cosa, il secondo tempo è iniziato alle 17:13 e finito alle 18:12. Pensavo fosse più tardi, dico la verità. Un'ora di secondo tempo, praticamente è quasi un supplementare. Sì, ma appunto già andiamo in 9 minuti. Secondo lei sarà il trend di quest'anno? Non penso proprio. Ci stiamo un pochettino adeguando al calcio che non è calcio.
parliamo del calcio del Qatar o dell'Arabia, dove non hanno mai fatto calcio, però per adeguarsi al Dio denaro andiamo a mettere anche noi i recuperi macroscopici come questi, perché ne ha dati 9, però alla fine sono stati 14 o 13.